Insieme per crescere lo slogan e la filosofia che ha portato alla nascita di Sant'Agostino Imprese, l'associazione che oggi riunisce oltre 100 attività che lavorano nella zona industriale di Pistoia. Aziende che operano nel commercio, nell'artigianato, nei servizi ed in altri settori produttivi che, come da tradizione, con l'approssimarsi della fine dell'anno si sono ritrovate, questa volta presso l'azienda Pancani, per fare un bilancio dei 12 mesi passati, parlare di futuro e per uno scambio di auguri. Un momento che ha visto al fianco degli imprenditori i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Tra i temi toccati in occasione dell'incontro, quello dei lavori per la viabilità della zona. Le rotonde erano, diciamo, una progettualità che noi abbiamo cercato di sensibilizzare l'amministrazione ormai da tanti anni, e vederla realizzata è una cosa che fa piacere. Chiaramente bisogna continuare in un ambito più generale con il collegamento alla Via Toscana e quindi il secondo cassetto, e far sì che Sant'Agostino possa essere parte fondamentale di tutta l'area metropolitana. Per quanto riguarda l'anno che si affaccia, quali sono i bisogni che le imprese di questa parte di Pistoia hanno presentato all'amministrazione comunale? Principalmente la richiesta che abbiamo fatto è la celerità nel portare avanti il piano operativo comunale e strutturale, perché lì ci sono contenute, diciamo, delle nuove, attività che possano permettere di risolvere quelle criticità che purtroppo ad oggi non sono risolte. Qual è l'augurio che fa agli associati per questo 2024 ormai alle porte? Allora, innanzitutto io faccio tanti auguri di buon Natale, di buone feste a tutti gli associati, non associati e famiglie. L'augurio è quello di cercare di trovare, di incontrarci di più su tavoli tecnici, perché parlando e trovando, diciamo, una quadra condivisa si possa davvero cercare di portare quel valore aggiunto nella bellissima città che è Pistoia.